Ben ritrovati sempre su Sabato Trippa, sui 99.8 di Radio Yes. Questi erano i Clap Your Hands e Yeha con Same Mistake, la band di Brooklyn, New York, statunitense, che ha questo stile indie rock che a noi ci piace molto. Ci piace. Ma scusa, ma c'era canzone... qualche riferimento o sbaglio? No, guarda, Luca, la devi fare finita. L'ho voluta mandare solo per così ricordare la diagonale di Piris, e quindi Same Mistake. sempre lo stesso errore. Allora, andiamo al sodo. Cominciamo, abbiamo introdotto prima le formazioni di Lazio e Roma, e adesso vorrei andremo a interpellare un grandissimo professionista di Lazio, soprattutto un grandissimo esperto dei colori bianco azzurri. Voglio proprio ascoltare questo grande esperto che mi lascia un aquilotto nel cuore. Vogliamo andare a salutarlo immediatamente. Salutiamo Daniele Maggi. Pronto? In collegamento con noi. Ciao a tutti. Ciao Daniele. Insomma, professionista mi sembra un po' eccessivo, come un complimento, no. Vi ringrazio comunque. Forza Roma, basta Lazio. Sei un grande Daniele, non lo ascoltare questo proprio pusillanimo. No, ma lo so, lo conosco bene Mauro, quindi gli lascio fare quello che vuole. Allora Daniele, noi ti abbiamo interpellato, insomma, ora tre per andare a disquisire del derby che si giocherà domani, sì. Ma per andare mi avete interrotto facendo la formazione del fantacalcio, quindi insomma... sono impegni importanti. Esatto. Altre udienze impiega pure noi impieghiamo dalle 3 alle 4 ore proprio per andare a perdere tutte le... sì, esatto. La nostra Tettenham che purtroppo viaggia veramente in acque amare. Dicevo, Daniele, volevamo andare a fare insomma un po' la panoramica sul derby adesso, ma soprattutto vedere come era vissuto un po' d'anni fa, quando gli equilibri erano un po' diversi, possiamo dirlo. Erano gli anni 80, mi sembra. Esatto, di equilibrio ce n'era poco quegli anni in campo, sia in campo che fuori, purtroppo, perché era insomma quella Lazio di Giorgio Pinaglia presidente per pochi mesi, che poi ha abbandonato per varie vicissitudini. Insomma, le conosciamo, tra l'altro. Esatto. Insomma, andiamo a capire, diciamo la situazione e soprattutto il contesto, che era quello degli anni 80, una Roma che era penso tra le tre squadre più forti di Europa. Forse la squadra più forte d'Europa, ecco, perché poi nell'83-84 appunto la finale con il Liverpool persa, ma la sinceramente non me la ricordo questa pagina. Alla Chicco Lazzaretti, ti ricordi al quiz delle ragazze esatto, della Sacci? Esatto, Liverpool non si è mai giocata. Prego, esatto, Daniele. Quindi insomma da una Roma schiacciata sia in Italia che in Europa, ha perso appunto quella finale che voi non vi ricordate, nonostante insomma una netta superiorità. Luca si è arrivato bene. Io benissimo, maledetto, mi ricordo sta maglietta pure... maledetta de Nerve. Neanche c'ero, mi ricordo pure i rigori. Esatto. E la Lazio era una banda di neanche di amici, proprio si vedevano al campo la domenica e si erano agli allenamenti. Tipo Villa Panfili. Esatto, sì, Chinale era appena andato via, avevamo Miki Laudrup giovanissimo, un gran giocatore. Parcheggiato dalla Juve, non come disse il povero Giorgio Chinale, che appunto Milan Todi aveva acquistato, esatto, invece sapevano tutti che era stato semplicemente parcheggiato dal buon avvocato Gianni Agnelli, e poi a fine anno infatti è ritornato a Torino, in quel di Torino, e appunto dopo il 26 febbraio, in quel derby che... sapeva già di addio per quanto riguarda la stracittadina per la Lazio, perché era terz'ultima con 16 punti mi sembra, quindi ormai i giochi erano quasi fatti. Addirittura ci presentammo con quello che ai giorni di oggi potrebbe essere Iglitare, cioè un ex calciatore addetto al marketing e appunto con ruoli dirigenziali in società, messo da Giorgio Chinaglia, cioè, di cui era molto amico. Sto parlando del punto di Mauro Della Martira, un maniscalco del pallone già quando giocava. Un eroe. Esatto. Se succedesse adesso una cosa del genere, sarebbe una cosa agghiacciante. È come se domani Lazio si schierasse con Hernanes, Candreva, Gonzalez, Ledesma a centrocampo e unica punta i gridare. Non male, se segnalare non male. Ma neanche gridare, comunque...
Cioè, con Manzini in attacco, magari parrucchino Correi Banfumé, Correi Banfumé con questo, a specchio, con questo capello ramarro, che lo c'è a ogni colpo di testa. Cioè, quindi noi ci siamo presentati in campo così, e incredibilmente, per qualche legge strana nel calcio, un po' come quando vai a giocare i tornei di calcetto e trovi la squadra scarsissima, che sono talmente scarsi non riesci a giocare. Ma secondo te la Roma ha sottovalutato quella Lazio, oppure un derby non si può mai sottovalutare? Ci fu un'intervista a quella dello Sport, ecco, di Falcao e di Bruz, congiunta 2 giorni prima, che proprio dicevano: ah, quasi, insomma, a giocare questo derby manco ce va, perché è talmente... No, è vero, sia Falcao e Bruz, c'è talmente tanta differenza tecnica in campo che neanche si può parlare di Roma favorita, cioè è un gap talmente grande, noi la giochiamo un derby, però abbiamo già vinto. Da una parte mi orgoglisce questa cosa, dall'altra, insomma, se fossi stato, esatto, se avessi sentito questa intervista, non so come avrei reagito, sinceramente. Invece, il buon della Martita, posata la 24 ore, la giacca e la cravatta, è andato al magazzino del campo dell'ora di Tordi Quinto, ha preso il materiale tecnico e si è messo i scarpini e si è messo un po' lì a randellare le gambe di Valtruzzo, Falcao, Tereso. Dove gioca? In che posizione? In quale casella del campo? Stopper giocava. Stopper. Delicatissimo. Spettacolo. Sì. Stopper proprio, ne fece di tutti i colori comunque. Segnalo un 15-1 di calci d'angolo per la Roma. Ah, quindi sì. Esatto, la maggior parte procurati da lui, che spazzava di allucione in una statistica preoccupante. Esatto. Tutti sul groppone del buon Lamarti. Esatto, con il buon Nando Orsi, che non sapeva più che pesci pigliare, prendeva la porta allora della Lazio, e quindi però una doppietta di D'Amico dopo 20 minuti 2-0 subito, così punizione tirata da Di Bartolomei e calcio di rigore tirato dopo alla cieca centrale fortissimo, 0-2. Tant'è vero che mio zio mi raccontava sempre che allo stadio nessuno era contento, che sì, avevano visto il cronometro, erano passati 20 minuti, troppo poco. E infatti dopo quei 2 gol ci fu un assedio a Forte Apache. E come con 2-1 a fine primo tempo di Bartolomei su rigore, il pareggio 2-2 di Tereso, mi sembra, inizio secondo tempo al 54esimo, e da lì 36 minuti, perché allora recupera, si è andati un minuto di bombardamenti alla porta appunto di Orsi, poi la partita finì appunto 2-2, corsa sotto la curva nord dei giorni della Lazio, però insomma è da lì a pochi mesi. Purtroppo la Lazio è sprofondata, esatto, in Serie B, dove c'è rimasta un po' fuori tempo, esatto, non sbaglio. Insomma, con Daniele andremo poi a ripercorrere tutti questi momenti, soprattutto insomma anni 80 e 90, diciamo, si è abbastanza mi sta a cuore questo aneddoto, perché ogni volta che andavo ai derby in macchina, ogni volta mio padre, mio zio, si tipo il soldato tedesco della Soralella, esatto, tu non sai che vuol dire, tu non sai quali sono i derby, quelli da Crepacuore. Noi una volta abbiamo giocato col magazziniere, io ho detto: ma che strada di, ma come col magazziniere? Sì, col magazziniere, invece è davvero. Vabbè, insomma, ci va anche un po' apprezzare la situazione delle compagini da adesso, anche se insomma noi che stiamo viaggiando a livelli altissimi, sia tecnici che e umorali, quasi medio-bassi, direi. Ok, Daniele, noi ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo. Il tuo appuntamento tornerà o sabato prossimo. Spero che ci vorrà, insomma, come? Di dire un altro. Preparati, preparati. Se non sto al verano, sto in collegamento con voi. Ecco, bene. Spero allora, pure io, insomma. Speriamo di risentirti. Allora, sei stato un grande, e forza Lazio, Daniele. Beh, vabbè, non esageriamo. Comunque, grande, grazie, Daniele. A presto. Grazie a voi, e in bocca al lupo per la trasmissione. Vi seguo. Grazie, grande. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Daniele Maggi è stato in diretta con noi e ci ha raccontato un aneddoto, Mauro, veramente di quelli del grottesco e romantico, insomma. È stato veramente grandioso, cioè, mi ha fatto venire le lacrime agli occhi. Addirittura. Sì, ho emozionato. Allora, tra poco torneremo, riandremo in pausa. Prima di andare in pausa voglio ricordarvi che se ci volete chiamare lo 06 65 74 63 48, ho detto giusto, l'ho detto a memoria, non ci credo, no, non ci posso credere, insomma, te lo dico. Johnny Mnemonic. Allora 06 65 79 6348 l'avevo detto sbagliato, infatti, e vi ricordo, questo è Sabato Trippa e va in onda tutti i sabati in diretta dalle 14 alle 15. Mi raccomando, restate con noi. Adesso andiamo un attimo in pausa. Torniamo con del piccante. Del piccante. E saporito anche dopo. E con ricette per perdere alla SNAI o le scommesse. E poi anche ricette, magari per sabato prossimo. Esatto. Vincere a tavola domani, almeno a tavola. A tra poco.